Peter, sei pronto? Sì, Dobbiamo. sì. Ah, perfetto, perché Rosa ci aspetta per le 6. Domani, domani. Dai, forza, andiamo. Domani. Andiamo, Se ne parla più. andiamo. Ci mettiamo a mangiare. Capita che si viva tutta una vita senza imbattersi in una malattia che invece ad un certo punto prenderà per te la faccia del destino. Arriva il riso. Ecco il riso. Bello Wow! Bravo, bravo, bravo. Il grande cuoco. Ma cucina sempre Agostino? Sì, sempre. Ma che bravo. E tu cosa fai? Io lo aiuto, gli spiego come deve fare. Ah, che bello anch'io! Adesso comincio anch'io a fare una cosa del genere. Che è Vedi anche importante l'alimentazione, se la sapevo prima non mi prendevo l'ictus. che. No, mangiavi, non fumavi, ti mangiavi 30 piatti di riso al giorno. Al posto di 30 sigarette, 30 risotti. No, 36 sigarette le fumavo, 3 o 4. Però. Per volta. Un bel Guarda che problema. lui sa meglio, eh. Sì. Poi entri in casa e te ne accorgi subito che cosa No, è fumava. importante l'alimentazione. Altro che. Bisognerebbe mangiare 5 volte al giorno frutta e verdura. Io non so come fai, però mangiare 5 volte al giorno Cinque frutta e Fai verdura. come me. È difficile, Cinque però, eh. Semplicissimo. Va bene, ma. Io ogni tanto mangio fuori pasto, durante il giorno la mela. Sì, però. 5 però. 5 volte al giorno frutta e Noi verdura. facciamo tanti succhi di frutta. Succhi di frutta. E col bimbi. Col Col bimbi. bimbi. Ah, beh, così sì. Frappè. Quelli Frappè. tanta frutta, Ma proprio certo, tanto. anche. Sempre a proposito comunque dell'alimentazione, abbiamo fatto degli incontri nelle scuole proprio su quello. Anzi, abbiamo fatto fare dei questionari ai ragazzi su cosa mangiano a colazione. Ora hai notato come erano contenti di avere informazioni sull'importanza della mela, della Perché se frutta, non lo sanno, della sì. soia, cioè prodotti che in casa solitamente non vengono Non usati utilizzano. nella quantità giusta, e invece sia con l'insegnante nostra e sia con la distribuzione che abbiamo fatto di frutta e verdura ai ragazzi, hanno gradito molto questo insegnamento che abbiamo fatto. L'alimentazione post-ictus deve essere il più equilibrata possibile, naturalmente compatibile con lo stato di salute, ma la prima cosa che mi sento di dire è che ci sono molte meno limitazioni di quelle che noi pensiamo, ma anzi, piuttosto noi dobbiamo puntare sulla varietà. La varietà è veramente la parola più importante e in questo potete essere sicuramente aiutati dai professionisti del settore, che sono i dietologi, che sono i biologi nutrizionisti, i dietisti e soprattutto le associazioni che a seconda delle vostre caratteristiche di vita, a seconda delle vostre caratteristiche anche sociali, sono ampiamente in grado di darvi dei suggerimenti, filtrando attraverso le enormi possibilità che un'alimentazione variata, può, darvi, a partire da tutta una serie di cereali, a partire da tutta una serie di legumi che spesso non consideriamo e che hanno, scelte immense, per poterci far restare meglio. È l'alimentazione che si deve adattare a noi piuttosto che non noi all'alimentazione. Quando vado a fare l'analisi in cammino il 23 agosto, devo Ti trovi sospendere. bene? Bene, perché Perché il sai. dolore, io sento meno dolore. La tossina botulinica? No, è un rilassante muscolare E infatti io specifico. mi trovo un miglioramento. Perché è specifico sui muscoli che sono spastici nel momento del cammino, per quello lui fa l'analisi e poi ti fa il muscolo che corrisponde con l'ecografia. Ho letto l'altro giorno, credo che te l'ho mandato, è arrivato da Safe. Un articolo degli americani come se fosse che hanno scoperto chissà che l'America. E hanno scoperto che si può fare la tossina botulinica seguita dall'ecografia, che ora fa da anni qui a Fasano. È vero. Senza girare il mondo, fa qua le cose che gli americani Qui siamo stanno all'avanguardia. Lui prima di cucare. La spasticità è un fenomeno che si verifica frequentemente dopo un ictus. È un fenomeno per cui il muscolo è incapace di rilassarsi adeguatamente durante i movimenti. L'analisi del cammino ci permette di
identificare e con precisione quali muscoli sono iperattivi. E consiste nella registrazione della corrente elettrica dei diversi muscoli e nella registrazione degli angoli articolari nei tre piani dello spazio, identificando così la conseguenza globale dell'alterata attività sulle diverse articolazioni. Con la tossina botulinica noi rendiamo i movimenti più fluidi. Il muscolo che prima era incapace di rilassarsi adeguatamente in tempi accettabili è più elastico, si allunga meglio, per cui il piede che prima camminava con un appoggio prevalentemente di punta o sul bordo esterno riesce ad appoggiarsi globalmente su tutta la pianta del piede. Il ginocchio che prima non riusciva a flettersi durante la fase di oscillazione riesce a flettersi con maggior fluidità. Tutto questo lo registriamo nei mesi e negli anni con la tossina botulinica, avendo così la documentazione dei risultati utili. Savigliano, partiamo con la giornata nazionale qui. Perché ci sarà la tua fisioterapista e lei è sempre quella che in genere coordina. Cerchiamo di dividerci i compiti perché a tutto ci vuole parecchia gente. Ma sì, una mano da sola. Propaganda affinché i cittadini sappiano che quella domenica 5 in piazza troveranno l'opportunità di... Siamo qui a Savigliano per la giornata nazionale della prevenzione all'ictus, giornata che si svolge accettando la popolazione che viene a vedere com'è la sua salute e quindi a vedere come poter risolvere gli eventuali problemi che si presentano. Si inizia il percorso con l'accettazione, quindi dove vengono... Comincio a scrivere i propri dati e le proprie patologie che si conoscono, con i valori della pressione, il valore della glicemia, il valore del peso corporeo, la circonferenza vita e l'altezza. Questo direi che è la formazione migliore, toccando veramente la gente, in quello che è la vivibilità della giornata, perché è nella quotidianità che si riescono a scoprire e a portare avanti poi le cose che ci accudiscono e ci permettono di coltivare bene la nostra salute, anche perché la salute diventa poi un bene pubblico, nel senso che non va a pesare su quelli che sono i fattori di, diciamo così, di spesa sanitaria. Buongiorno, come va? Io sono Bonato di Alice. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Buongiorno. Allora, mi dica. Come associazione Alice, qual è la vostra attività? Che cosa fate? Dove? Guardi, noi facciamo... Adesso abbiamo 4 sedi in provincia, siamo in tutte le regioni, facciamo prevenzione dell'ictus cerebrale e assistenza ai malati nel momento più difficile, quando esce dall'ospedale e deve trovare una clinica di riabilitazione, quando esce la clinica di riabilitazione va a casa. La mia vicina di casa, la mia amica, no, ha anche la difficoltà di parlare, praticamente è afasica, non parla. Gli afasici riprendono quasi tutti a parlare a una condizione: non lasciarli soli, cioè devono essere sempre in compagnia con qualcuno che li stimoli a parlare. Noi adesso iniziamo dei corsi di musicoterapia, infatti viene la specialista più grande in Italia e direi in Europa, la dottoressa Boito, a dare una lezione a logopedisti e musicoterapisti locali per iniziare dei corsi, perché con la musica, come tu sai, i balbuzienti cantano bene. Gli afasici anche, si è provato che si può generare una via di comunicazione nuova. Thank you.
Ciao Nando. Allora? Ciao. Caffè non fai? Sì, e adesso io ti faccio il caffè. Calzone. Allora, il programma di oggi. Devi passare pane. A prendere il pane da Franca, da Avignone, mi dimentico sempre. Poi c'è la pattumiera lì da buttare. E poi ti vedrò pronto per le 3:30 che ti porto giù a Cuneo a fare fisioterapia. Mi raccomando, okay. Fai tutto, non l'ultimo minuto che ti devo aspettare. Capita di veder rovesciata l'esistenza in un attimo e capita che per essere ancora un po' simile a quel che eri prima ci vogliano mesi e mesi di pazienza e di attesa. No. Tanto tanto anche se era preso 1, 2, 3, 4 punti. 5, 9. 4, 9. 9 a? No, perché non si sbilancia. Non si sbilancia. Bravo. Tu non hai due. Non ce la fai. Senti qua, parliamo un attimo per quanto come va la tua Inter. Inter male, questo male. Quanti anni? 4 anni. 4 anni sono. Pensa, in 4 anni sei arrivato, non si capiva un accidente, cosa dicevi? Adesso guarda, essendo stimolato con tutti che ti vogliono bene, che ti cazzo. Parlano, che tu riesci a piango. Parlare. Piango. ma no, ma dici un sacco di cose. Tra le altre queste cavolate qua. È PT. PT. È PT. A Monte Carlo. In Argentina andiamo. Tu ragazzi. Due ragazzi a Monte Carlo. A Monte Carlo. E poi l'anno prossimo, se ci approvano il progetto, facciamo un progetto triennale o biennale, minimo 2 anni, di trattamento degli afastici con la musicoterapia. Facciamo. Io sto. Il corso lo farebbe Loredana, lei che viene da Trieste, ciao, viene da Trieste a formare i musicoterapisti, che così almeno lavorano poi su quelle persone che sono appunto afasiche. Il paziente afasico, attraverso la musicoterapia, riesce a rimettersi in contatto immediatamente con il suo suono voce e quindi riascoltarsi. Riascoltarsi vuol dire: io sono vivo, sento ancora il mio suono voce, ci sono, posso lottare, ho delle emozioni dentro che le posso esprimere con questo suono. Da qui posso permettermi di lavorare con la mia musicoterapista e ricostruirmi un mio linguaggio. Quale linguaggio? Il linguaggio del canto, delle emozioni. Quindi musicoterapia, emozioni, attraverso il canto che si esprimono, il paziente che vive, il paziente che reagisce. Un paziente che reagisce è un paziente che è disposto a rimettersi in discussione, quindi guidato va a fare un percorso che attraverso la musicoterapia riuscirà a rimetterlo in contatto con se stesso e con gli altri. Con gli altri vedi il coro degli afasici di Alice, persone che hanno attraversato un periodo difficile della vita, ma che grazie a questo coro esprimono le loro emozioni. Le esprimono per se stessi, ma le esprimono anche per gli altri, per chi li ascolta. Perché è innegabile che queste persone da pazienti diventano persone che stimolano anche gli altri a reagire. Il coro degli afasici di Alice è una realtà che ormai è a livello nazionale, ma una realtà triestina molto presente nella città, perché comunque dà la possibilità a tutti quanti di capire cos'è la musicoterapia, di capire che una persona che ha avuto l'ictus può vivere ancora, vivere bene, anzi con 1000 stimolazioni diverse, soprattutto dal punto di vista emozionale. E questo penso sia il messaggio per tutti.
c'è sempre la possibilità di riaprirsi a una nuova vita, avendo fiducia nel futuro e soprattutto avere voglia di rimettersi in discussione e di crescere insieme. Allora, come va sto orto? Ma è venuto fuori qualcosa qua? Hai tolta l'erba? Che bello! Sì. Questo è melanzane. Queste qua cosa sono? Qua si chiama... Porri. Quali sono i porri? Tutti i porri. Porri di Cervere abbiamo preso. Ah sì? Che? I porri di Cervera. Ma semini, non sai neanche quello che semini, Cipolle. E cipolle? Cipolle. Ma quelli lì che sono i fagiolini? Esatto. Sì. Ma sono già così grandi? Sì. Ma che bravo che sei. Penso ti sì. Sì, sì, domani piove, quindi non bisogna bagnare. Domani, dopo, domani. Sì. Piove. E quindi marcisce tutto. Panto. Lei vuole solo raccogliere e andare a Cuneo a vendere la nostra roba. Vedete, a Polca a Cuneo. Sì. Sei poi incontrati con quelli di Alice per il corso musicale? Tutto. Bisogna iscriversi, ti sei informato? Okay. Tutto a posto. Tutto a posto, va benissimo. Ok. Sono venuti belli alti. Sono belli alti, Questi sono i fagiolini o fagioli? Questi sono fagioli. Fagioli. Quello che è importante è che sei autonomo, cioè ti lavi, ti vesti, fai il giardino, giochi a casa, vivi una vita sociale. Vai e vieni a casa degli altri, entri, esci come vuoi, ha bagnato, ha tolto l'erba. Tutto, sì. Penso a tutto. Ho fatto tutto. Che ha migliorato la tua vita e anche l'inserimento nell'associazione di Alice, dove abbiamo tramite il dottor Bonatto e Graziella, che sono delle ottime persone, sono grandi amici. Quindi Alice per loro fa tanto. Alice per loro si creano anche amicizie. Anche a cantare. Adesso c'è in programma questo canto che Alice ha programmato. Che inizia. Sì, lui. Sono un paziente come un altro che ha avuto un ictus cerebrale, ossia. Sono gli americani, gli inglesi, gli anglosassoni chiamano sopravvissuto, survivor, cioè di quelli che ci ha data bene, diciamo. L'associazione mi ha consentito di iniziare una nuova vita, una vita utile, oltre a un'accelerazione grande nella riabilitazione. Mi ha consentito essere utile nel senso della prevenzione, perché 2/3 dell'ictus cerebrale possono evitarsi se cambiano le abitudini di vita, quello che normalmente viene chiamato lo stile di vita. Capita da giovani, capita da vecchi, capita al buio, capita al sole, capita che suoni positivo. Io l'ho preso all'1 del pomeriggio. E alle 3 sei arrivato all'ospedale? Alle 3 sono arrivato all'ospedale. Bravo, vedi, io sono andato a aspettare il mattino dopo. Quello che mi è stato indigesto sono quella cura di 2 mesi a Rodello, quella lì è stata un po' indigesto. Quella è stata dura, ma ti ha fatto camminare anche. No, ma là io ringrazio le fisioterapiste di Rodello. Certo, bravi quelli. Brave, proprio brave. Voilà, senti un po'. Allora devi portare il bambino al pallone, no? Fra 10 minuti lo porta.
Lo porta la moglie, no, la mamma, la figlia. No, la figlia lavora. E poi viene, prende lui e lo porta a fare. Dopo noi aspettiamo che arriva il padre o la madre per la bimba. Ah, bravi, ma tu passeggi, vai, vieni, guarda. La neurologia dal 2007 è dotata di questo, di un 100 ictus con 10 letti dedicati a questa patologia, di cui 4 monitorizzati, in cui vengono ricoverati i pazienti nella fase più acuta della malattia, e altri letti non monitorizzati in cui vengono ricoverati in un secondo tempo. Chiaramente l'ictus, che è la prima causa, la terza causa di morte e la prima causa di invalidità, attualmente ha a disposizione una terapia in fase acuta che fino a alcuni anni fa non era possibile. Quindi è molto importante un ricovero, più precocemente il paziente arriva in ospedale e più ha possibilità di questa terapia e quindi possibilità di ridurre i danni dell'ictus. Nella fase acuta dell'ictus, se il paziente arriva entro le 6 ore dall'evento ictale, si ha a disposizione una terapia che è la cosiddetta trombolisi endovenosa, che probabilmente si è visto che riesce a limitare i danni e favorire la prognosi sia come morbilità che come mortalità. Quindi è anche importante la fisioterapia successiva. Sì, normalmente appunto i malati che nella fase acuta vengono ricoverati in questi letti monitorizzati anche per controllare le funzionalità cardiache e respiratorie, perché possono essere una delle cause delle complicazioni eccetera, viene comunque iniziata precocemente, entro in genere 24-48 ore, la fisioterapia e la logopedia se necessaria. Quindi, dottor Gebina, la riabilitazione viene iniziata qua e poi il paziente... Quindi la riabilitazione viene iniziata qui precocemente, in genere dopo 24-48 ore il paziente viene sottoposto a visita fisiatrica e si inizia la fisioterapia, eventualmente associata alla logopedia se necessaria. Poi nei casi in cui il recupero non è completo durante la degenza in ospedale, il paziente viene inviato in una struttura di riabilitazione, perché certamente una riabilitazione precoce e intensa facilita un buon recupero del paziente. Capita di veder china su di me una bella testa giovane e capita di sentirsi in vergogna perché quella faccina china su una mano mia che è ostile. Capita di sentirsi capitan uncino per quella mano e aver voglia di tagliarla. Ma se non tiene? Ma però con due mani, con l'altra mano. Sì, poter, ti accompagni con tutte le mani, con tutte le due. Comunque provarono, fa dei tentativi e sicuramente. Anche perché adesso, appunto, dopo qua che il braccio e la mano sono morbide, quindi. Anche fatto del sentire, comunque una mano che ha bisogno di andare comunque a toccare, a percepire gli oggetti. Un po' come era prima, perché se io comunque con la mano vado a toccare alcune cose, quello che tocco, l'afferenza arriva comunque al cervello, quindi è comunque uno stimolo quotidiano a fare delle cose, facendole col supporto comunque di una persona vicino, che magari dove tu fai un pochino più di difficoltà, l'altra persona ti aiuta. Può essere utile, anzi una cosa, poi fatto di fare delle cose insieme è anche uno spirito, esatto, è anche uno spirito comunque buono. Io queste cose qua le faccio anche a casa quando siamo magari seduti sul sofà, guardiamo la televisione. Sì. E vedi che pian pianino riesco comunque a dare un po' più di scioltezza alla mano e magari, ecco, pian pianino provo. Comunque è una cosa piacevole, se uno deve, sa che deve fare delle attività, degli esercizi, più riesce a trovare l'aspetto piacevole, meglio è, perché così riesce a farli con più entusiasmo. Un bel cambiamento. Quando ero contenta, i primi passi che ho fatto. Questo è stata una conquista, dopo... non camminavo niente, non stavo neanche in piedi. Sei stata tanto in... 5 mesi fa ospedale e riabilitazione. Poi sono uscita, non mi sembrava vero, sai? Quindi è stata una bella cosa, sei stata bene. E anche i tuoi familiari comunque. E poi non volevano mandarmi a casa perché dicevano che volevo scalare e non riuscivo a farlo, invece poi l'ho fatto. Capita che sia negativo. Se capita negativo, affrettati ad accettare. Se è positivo e lo sai, vivilo in pienezza.
perché c'è tempo per ogni cosa se capita. E non tutto è triste o squallido o insensato. E anche volersi bene è giusto che capiti, perché se non capita non riuscirai ad amare gli altri. Quest'anno è andata bene. Direi di sì. Nell'insieme. Abbiamo fatto delle cose, se ci pensate un po'. Ad esempio, io mi sono avvicinata al Qigong per la prima volta. Non, adesso ormai mai non sapevo nemmeno cosa fosse. Mi piace molto e cerco di praticarlo anche un pochino in casa, a volte adesso con la bella stagione direttamente sul terreno, i piedi che toccano la terra, e mi piace, ci credo, e lo faccio fare anche da lui. No, io quello che ho trovato, una cosa che abbiamo fatto per la prima volta che ha avuto un grosso successo, Gol. È stato il corso del computer, che abbiamo fatto sto corso per anziani dell'alfabetizzazione, ma non pensavo mai più che venisse tanta gente così. Cioè, abbiamo dovuto attivare poi 3 corsi alla fine, tutti entusiasti, gente che non sapeva usare il mouse, che non sapeva accendere il computer, guarda, è stato proprio, no, bello. Con queste iniziative, non so, l'ultima, quella è Benvenuta l'estate, che abbiamo portato i bimbi, Pagliacci, Compagnia Bella, figli, nipoti, anche figli e nipoti hanno capito che il papà o il nonno non esce solo per andare al dottore, all'ospedale a curarsi, esce anche a divertirsi, a momenti piacevole, una vita nuova che non è un disastro. Riparte l'Indiewall, che eravamo andati nel 2009, che avevamo fatto, che era stata bellissima. Ecco, quello bisognerebbe poi magari provare a ripeterlo, perché era stata una bella iniziativa. Adesso il 5, tutti rimbarchi sul catamarano. Sì. Venerdì lo fa lui. Ma poi anche questa spiaggia, che è molto apprezzata per chi ha appunto problemi. Loro si organizzano meglio di in Francia, cioè, le cose escono, vengono fuori. Loano, sta partendo Diana Marina. Sì. Qualcosa stanno iniziando. E poi sulla Riviera Romagnola è da un po' che c'è Arricione. Ma lui nuota, malgrado, vedi... ovvio, chi nuotava non perde con l'handicap. Eppur avendo un handicap fisico importante, sono accettato socialmente, sono integrato, faccio delle cose, facciamo insieme tante di quelle cose che non ci manca, non ci basta la giornata tante di quelle volte per fra scrivere gli articoli di quel che faremo, di quel che abbiamo fatto, programmare, presentare, riscopri una nuova qualità della vita, una qualità diversa della vita. Non dico che è migliore, ma è diversa la qualità della vita di chi ha un handicap grande, grave, come può essere il mio o di tanti che sono stati colpiti da ictus. Penso che il fatto di aver assistito alla nascita di Alice e soprattutto al modo con cui quelli che noi chiamiamo i pazienti, forse il termine impreciso, ma sono gli amici veri di Alice, quelli che hanno avuto l'ictus, e nel modo in cui si sono avvicinati proprio in virtù delle esperienze che hanno fatto in base alle nostre iniziative, no? Gli incontri, le socializzazioni, i momenti anche piacevoli, le cene, tutto questo ha fatto sì che quella loro difficoltà a far parte di un gruppo, sappiamo perfettamente come buona parte di loro amino starsene per conto proprio e socializzare poco, abbiamo portato un grosso contributo in quella direzione. Questo mi pare che sia l'aspetto più importante. Certo, della rompere quella attività. Barriera dell'esporsi con un fisico nuovo, con condizioni psicofisiche nuove, riconoscersi come tale e presentarsi in pubblico come tale a 50 anni non è una cosa di poco. È quella barriera che dobbiamo rompere noi.
E poi crea anche il fatto stesso a livello di umore, fa bene, perché sai, se tu esci, socializzi, non è come startene chiuso in casa. Dici sovente, abbiamo insegnato loro a rivolare, no? L'espressione che abbiamo usato in più occasioni. È la nascita della vita nuova di cui parliamo sovente all'interno. Sì, sì, è ritrovarsi in un corpo nuovo, una persona nuova che deve affrontare una vita nuova e deve trovare un nuovi momenti, nuovi amici. Ecco che ci siamo noi. Mi chiedo quale sia la parola più presente nel mio lessico attuale. Senza dubbio è grazie, in tutti i toni, in ogni momento del giorno, a chi mi sta accanto, a chi mi ama e a chi mi cura.